perché non ti sposi? Stai iniziando a diventare vecchio. Mio padre me lo dice da quando avevo 15 anni, perché una brava ragazza deve fare tre cose nella vita: sposarsi, fare tanti figli e cucinare per tutti, fino al giorno della sua morte. Quando ero piccola credevo di essere diversa dalle altre bambine. Loro erano carine, delicate, mentre io ero una morettina di 6 anni con i basettoni. Mi sarei dannata per essere come quelle bambine ben volute da tutti e stare insieme a loro a parlare, mangiare le loro pastine. E mentre le belle ragazzine entravano negli scout, mio padre mi mandava alla scuola di ballo sardo del paese. Alla scuola imparavo dei bellissimi balli, come Suvasudo Rao, Suvasugabillu, ma la cosa che mi affascinava era la musica che produceva quel magnifico strumento chiamato le launeddas. Mia mamma non faceva che cucinare pietanze piene di calorie e saggezza, senza dimenticare il contorno fumante di sensi di colpa. Nico, non si gioca col mangiare. Quando ero piccola io non avevo da mangiare. Mamma, perché devo andare sempre a scuola di ballo sardo? Vivevamo al centro del paese. Casa nostra era una normalissima casa campidanese, completa di cortile, cantina e di forno a legna. Mio padre credeva solo in due cose: insegnare ai propri figli la lingua e le tradizioni sarde, e qualsiasi disturbo provocato dall'orticaria doveva essere curato con il succo di limone. Sei anni dopo ne avevo 12. Marianna, la mia sorella perfettina, 15, e mio fratello Nico, 11. Ogni mattina mio padre ci faceva la sua lezione sulla storia della Sardegna. Dunque, ditemi 3 grandi cose che solo i sardi hanno fatto. Domus Dejanus, Menhir 3500-2700 a.C., Nuraghi o fortezze megalitiche, 17°-9° secolo a.C. Complimenti. Allora, ditemi 3 nomi di personaggi sardi che hanno fatto conoscere la cultura sarda nel mondo. D'accordo. Che ve ne pare di Francesco Cossiga, che è stato eletto Presidente della Repubblica il 24 giugno 1985 con ben 752 voti su 977? E di Antonio Segni, anch'egli eletto Presidente della Repubblica il 6 marzo 1962. Mi scusi, signor Melas, che mi dice di Grazia Deledda? Ah ah! Deledda dunque, vediamo. Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871, premio Nobel nel 1926, assegnatogli il 10 settembre del 1927. Di sicuro tornerò a casa a piedi. Ma
Tonina, continua a studiare e sii fiera del paese dove sei nata. Fece venire sua madre dall'Acuni a vivere con noi perché non eravamo abbastanza strani. Arrivare. Dai mamma, dai, dai. Questa è la nostra casa. Ciao, la vista è bella. Verrai a vivere con noi. Ascoltami bene però con che trambullano. A me non ti dato che mi dà questa tenere per tornare in questo luogo, no? Mi prendi un mazzo? Delinquente. Ai, nonna! C'hai il pugno come fosse un pugile. Dicemmo alla nonna che la guerra era finita, ma lei continuava a dormire sempre con un coltello sotto il cuscino. Vieni, mamma. Nonna, vieni. Dai, vieni qua, nonna. Dai, da brava, su. Io, non avendo ancora trovato un marito, lavoro nel ristorante di famiglia. Perciò eccomi qui, giorno dopo giorno, anno dopo anno, 30. La mia data di scadenza è passata da un pezzo. Tonina, hai chiuso ieri notte e apri stamattina. Non ho una vita. Dio, mamma, che hai. Ma così mi fa ingoiare la lingua. Tonina? Sì? Nick è qui? No. Che c'è, zia? Sto cercando la mia Nicky. Nico? Sì? Hai controllato la carne prima di firmare? L'ha fatto papà. Guai se non è fresca. Vittoria, mangi qualcosa prima di andare via? No. Lino? È colazione. Lino? Perché non mi hai aspettata? Oh, scusa, scusa. Ma che scusa, scusa, non fare scena, dai. Guarda qui. Un eritema, forse qualcuno mi ha fatto il malocchio. Premici il limone. Oh no. Stiamo facendo colazione, no, dai. Vittoria, funziona. Ieri sera c'avevo l'arancione, grosso come la faccia. Oh no. E allora perché non mi hai aspettata? Gastone vuole parlare. Comunque, gli ho detto che la mando all'agenzia matrimoniale a trovare un uomo. L'agenzia matrimoniale? Ma non è troppo vecchia? È un tipo. All'agenzia matrimoniale, meglio che non dica quanti anni ha. Non ci vuole andare. Non ci vuole andare. E come, se non volesse sposare. Oh, mio signore. È possibile. Dai, va bene, andiamo a salutare la nonna, dai. No, solo un caffè al volo perché devo andare a accompagnare i bambini a basket e poi passo da Marianna che vende le collanine a 95 centesimi. Guarda, e poi non ti dico. Troppo bello. Ah, ma il mio è terminato. Lo rimetto a posto. Non ho niente da fare. Angelo. Hai zitta. E comunque, diglielo all'altra ragazza che tanto non mi sta. Hai zitta. Ciao, Tanina. Ciao, siamo in ritardo. No. Ciao, ma. Sì. Oh, ciao. Che figlio mio antipatico. Sì? Ciao a tutti. Nick, stamattina perché non sei venuta ad arricciarmi i capelli? Ma ho dovuto portare Dino al lavoro e ora devo andare ad aprire l'agenzia di viaggi perché sei un certo tippone con la ragazza culona, sono troppo impegnata. Ma diglielo anche tu che io mi sveglio tutti i giorni per aprire la tintoria e se fai qualcosa ogni tanto anche tu non ti fa male. Scusami, sai chi c'è in tintoria stamattina? C'è mio marito in tintoria. Certo, tu sei sempre da parrucchiere a colorarti le unghie, a colorarti i capelli, a colorarti tutto quanto. Lascia stare i miei capelli, tu e quella mezza fidanzata. Ti c'è seduto qualcuno sopra i tuoi capelli perché li vedo un po' ammaccati. Angelo? Pochi. Ma fai la signora. Ciao zia. Ops. Già te ne vai? Sì. Senti, devo passare da Marianna, non è che ti servirebbero dei collant? Non estranarci. Ok. Mi fanno grassa. Chi è che mette il menù così?
E questo cos'è? Tonina, questo cos'è? Cos'è questo? Non lo so. Come non lo so? Non lo so. Senti, ricordati di preparare il frappè e il miele. Sì, sì, l'ho capito. Il frappè e il miele. Va bene, stai cammina però. Ciao. Ciao. Per me va bene. Come bene? Non sta bene. Non sta bene. Guarda Marianna, è sposata con tre figli. Eh sì, papà. Io te lo prometto. Mi sposo. Nick, c'hai un sacco di tempo. E poi, Tonina ti aiuterà sempre nel ristorante. È vero. Tonina non ti lascerà mai. No, signore. La mia vita fosse diversa. Vorrei essere più coraggiosa, più carina o soltanto felice. Ma è inutile sognare, perché non cambia mai niente. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi per le colazioni? Da questa parte, prego. Grazie. Ciao, come stai? Bello, sì. Carino qui. Eh sì, ti sei preso una bella festa ieri. Guarda, guarda qua. Già me l'hai presentato. No, quella era Laura. Guarda bene, questa è Pamela. Ma quel picnic. Guardala bene. Ma potevi essere tu abbracciato a lei quello. Ma sono tutti uguali. No, guarda, guarda bene, vuoi che te la faccia incontrare? Sono tutti uguali, mica. Tornare! Grazie. Senti, ma conosci per caso quei due ragazzi che sono lì in fondo al tavolo? Sono due archeologi che fanno lo sgaffo a Monteluna. Ah, grazie. Tieni. Salve. Salve. Scusate, mi si è inceppato il cervello. A voi non capitano quei giorni quando dici vai avanti e si inceppa? No, già, sono la vostra assistente di sala privata. Scusi, senta. Sì? Potrei bere dell'altro tè, per favore? Certo. No, sono appena arrivato. Dai, andiamo, non mi interessa. Io ho da fare. Buona la crema che mi hai messo. Sì, sì. Dai. Beh, se tutto va bene oggi, devo sgabbare almeno 3 metri di galleria. Ma speri di trovarci qualcuno? Beh,
molto probabilmente siamo arrivati alla tomba del re di Montemora. Vedo che abbiamo trovato la collana, quella collana sì, che si è fatto rifare. Era bellissima. Sì, sì. Andiamo, dai. Vabbè. Senta, dove andiamo? Buongiorno. Buongiorno. Tenga il resto. Ti piace, papà? Dove li hai presi? Li ho disegnati io. Gli inventari e ho visto che abbiamo fatto un sacco di ordinazioni inutili. Ho pensato che magari dovremmo aggiornare il nostro sistema, magari prendere un computer. E ti ricordi, ho preso sempre 10 in informatica. Sì, ci sono tante cose nuove da imparare, però magari potrei iscrivermi a un corso all'università. Perché? Perché mi devi lasciare? Non ti voglio lasciare, non vuoi che combini qualche cosa nella mia vita? Sì, sposati, fai dei bambini. Sempre così vecchia. Ah, Tonina, 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 lo so quello che vuoi. È come dire, intraprendenza, vuoi imparare qualcosa, vuoi sapere qualcosa. Hai preso tutto da me. Su, coraggio, dai, non piangere. Stai tranquilla, su, dai. Parlerò io con lui, vedrai. Ma papà è così testardo. Si fa sempre come dice lui, l'uomo, il capo di casa. Lui è il capo, ma la donna è il collo. Le può far girare la testa come le pare e piace. Su, dai, coraggio, non piangere. Asciugati gli occhietti, fai da brava, su. C'è di male se Tonina va a fare un corso di informatica in città? In città c'è la droga. E beh, cosa vuol dire con questo? Che Tonina si fa mischiare nella droga? Qualcuno, prima o poi, le dirà: portami sta valigia al deposito dei pullman. E lei ce la porterà. Che stai dicendo? Non è mica stupida, è in gamba. Lo so che è in gamba. E allora perché deve studiare ancora? È già tanto per una donna. E beh, cosa vuol dire con questo? Io dirigo il ristorante, cucino, pulisco, lavo per te e cresco 3 figli. E poi insegno catechismo la domenica mattina, lo sai? È una fortuna per me avere te, che almeno ti allacci le scarpe. Mari, dai, Mari, vieni, Mari.
Non ci hai ancora detto niente. Augusto, come sta andando? Benissimo, volevo parlarvi proprio di questo. Ma cosa state dicendo? Dai, adesso basta, ascoltatemi. Sapete che sto studiando informatica? All'università adesso stanno facendo dei corsi, un seminario. Seminario di computer e turismo. E dove ci sono tutti i programmi innovativi che io potrei usare qui, zia. E i tuoi affari si raddoppierebbero, anzi si triplicherebbero. E tu avresti più tempo per stare con zio. E magari potresti farti anche una vacanza con lui. E te la potrei anche prenotare io. Ma te, zia, mi assumeresti? Oh, certamente! Dio, mio Dio, sì, d'accordo, sì, sì, mio Dio, sono pazza di gioia, sì! Dobbiamo far credere a Gas che questa è una sua idea. Caccia! Che è stato lui ad averla. Bene, bene, so cosa fare. Non sai cosa fare! Parli, parli, parli sempre! Allora, Vittoria, come vanno gli affari? Ah, povera me, gli affari vanno male. Qual è il problema? Che succede? Ti servono dei soldi? No, no, quello che vuole dire è che lei con due attività, lei soffre. Lei soffre? Lei soffre perché deve stare tutto il giorno nell'agenzia di viaggi da sola, mentre gli altri devono lavorare tutto il giorno nella grande lavanderia a secco. Parole sante. Ho detto a Lino di andare a lavorare nella lavanderia a secco e adesso non ci vediamo quasi mai. E allora, tu mandi Angelo e Nick nell'agenzia viaggi e tu e Lino rimani nella lavanderia a secco. L'idea è buona. No, no, l'idea non è buona, non è buona. Non è buona? No, non è buona. Perché né Angelo né Nick sanno usare il computer. Sì, sì, per questo che non è buona. No, no, non è buona, non è buona. E allora ce l'ho io la risposta. Tonina va a lavorare all'agenzia viaggi e Nick viene con noi a lavorare nel ristorante. Non ci posso credere. Bravo! Hai visto? L'uomo trova sempre la soluzione giusta. Pronto, signora Musio? Perdoni l'attesa. Allora sì, la sua richiesta è confermata. Sì, perciò la prenotazione, certo. Attenda un attimo, prego. Pronto, Meridiana? Sì, mi occorre la copia della prenotazione. Sì, ripeto, allora, Alfa Bravo Chiostro Charlie Roger. Sì, ricevuto, grazie. Pronto, signora Musio? Sì. Va bene, i biglietti gli arriveranno direttamente per posta a casa sua, certo. A nome di Giuliana Musiu. Va bene, si figuri, grazie, arrivederci. Ah, signora Mayra, ha trovato la mia mamma di nuovo. È qui da poco e vuole stare con noi. Oh, santo cielo, lo so. Tenga fuori sua madre dal mio prato, fuori dallo scantinato e lontano dal mio tetto. Signora Mayra, venga, faccia la brava. Le offriamo un buon bicchierino di mirto fatto in casa. Grazie, non l'accetto. Boh, andiamo, mamma. Guardate che vi ho portato. Ciao, nonna. Tony, vedi,
Le sarde sono molto orgogliose, sono molto attaccate alle loro tradizioni. Sono solo prudenti e hanno un grande cuore. D'accordo, sì, lo sappiamo. Ma che cosa gli hai preso? Ma tu... Pronto, Sarcidano Viaggi? Sì, signora. La prenotazione per domani è confermata. Ritirerà i biglietti direttamente in aeroporto. Sì, io potrei riservare un altro posto. Un secondo solo? Certo, sì, non c'è problema. Sì, certo. Grazie. A presto. Salve. Salve. Vuole vedere le Plian? Sì, sì, è così. No, no! E poi, push, sei sparita, le tue svenute. D'accordo. E sono stata sopraffatta dalla tua conturbante battuta d'ingresso. Salve. È così, Tonina? Gianni. Gianni Peretti. Tonina, Tonina Merz. Alberta, Antonina, Matilde, Melas. Facciamo Tonina. D'accordo. È stata una banda di motociclisti o ti sei rifatto il naso? Oh, già. No, davvero? Meglio non saperlo. Io, sinceramente, se fossi sopravvissuto dal pestaggio di due vecchiette me ne vanterei. No, dai. Ehi, attenta. Vuoi venire a cena con me? Sì. Beh, ora sai tutto di me, un fortissimo archeologo vegetariano, cresciuto a Milano, da genitori milanesi, entrambi avvocati. Io piuttosto non so niente di te, tranne che sei sarda. Ehi, mi piacerebbe andare a mangiare cucina tipica sarda. No, non è il caso. Sì, dai, conosco un bel posticino, da gas qualcosa. Ci verresti con me? No, non ci voglio andare. Perché no? Perché quel ristorante da gas? Sì, gas Melas. La mia famiglia possiede quel ristorante. Sul serio? Sì. Ora ricordo, sei la cameriera. Accompagnavo i tavoli, veramente. Sì, certo. Stavo attraversando un periodo. E fino a ora ero come un fagotto. Un fagotto? Io non mi ricordo di un fagotto, mi ricordo di te. Va bene, lasciamo perdere la cucina tipica sarda, facciamo italiana. Domani sera, va bene? Va bene. Dove stai andando? Vado a un corso di ballo latinoamericano. In Sardegna ha inventato il ballo. Il ballo sardo. Ma... Non
scherzo, sai. E così me ne sto da solo, là sulle montagne, con i miei genitori tutta l'estate. Ma non ci vanno anche i tuoi cugini? No, ho solo due cugini e vivono a Treviso. Hai solo due cugini? Sì, tu quanti ne hai? Più di due. E chi altro? Hai fratelli, sorelle? Come sono i tuoi genitori? Beh... E va bene, Natale. Cosa fate a Natale con la tua famiglia? Mia madre fa l'agnello arrosto. Con la menta? No. E poi? E poi... Sono sarda, giusto? Giusto. Perciò succede che mio zio e mio padre litigano per chi mangerà il cervello dell'agnello e mia zia Vittoria infilza il bulbo dell'occhio e mi insegue per tutta la casa per farmelo mangiare perché dice che così divento più intelligente. Vedi, tu hai due cugini, io ne ho 27 di primo grado, sono 27 solo quelli di primo grado e tutta la mia famiglia, enorme e chiassosa, tutti si intromettono nella vita degli altri, tutti si impicciano continuamente e così non hai mai un momento per rimanere da sola a pensare perché stiamo sempre insieme a mangiare, mangiare, mangiare. Le sole persone che conosciamo sono sarde perché i sardi sposano le sarde per procreare altri sardi, chiassosi, procreatori, mangioni sardi. Caspita! Dico sul serio, nessuno della mia famiglia ha mai frequentato uno che non sia sardo. E tu sei, ecco, Dio, sei meraviglioso, ma non vedo come la cosa possa funzionare, perciò... Funzionare? Cosa c'è da far funzionare? Non apparteniamo a specie diverse. Veniamo da diverse culture. Guarda, ti do una notizia. La mia vita... era noiosa, poi ti ho conosciuto, sei divertente, sei bellissima, sei spiritosa. Sì, hai una famiglia un po' strana, ma chi non ce l'ha? Sai, vorrei passare un po' di tempo con te, vorrei passare tanto tempo con te. Hai detto bellissima. Vieni qua, vieni qua, vieni qua.
tutti nella tua stella d'oro. E io farò un uomo di te perché sono donna di donne. Sei veramente felice oggi, Tonina. Oggi veramente hai un gran sorriso in faccia. Ehi, Nico, dove sei stato? Da nessuna parte. Cosa hai fatto? Niente. E chi hai visto? Nessuno. Devo andare. Ciao. Ehi, Nico, la tua roba pulita l'ho messa in camera tua. Tonina? Sì? Come stanno i nostri parenti di Lacuni? Bene, stanno tutti bene. E cosa come va? Quello di ballo? Miglioro. Ah, bene, bene. No, dai, devi andare, dai. Solo un altro bacio e vado. Cosa sta succedendo? Signor Corso di Ballo, piacere di conoscerti. Questa è mia cugina Nikki. Oh, salve. È una gioia conoscere finalmente un membro della famiglia di Tonina. Sì. Sì. Io sono l'ultimo dei tuoi guai. Senti, la famiglia lo sa. Ieri sera Vittorio Caria ti ha visto succhiarli via il labbro dalla faccia. L'ha detto a sua madre che l'ha detto a tua madre. Mettiamola così, sei fregata. Ve ne andate in giro per tutto se non vi. E non vieni a chiedermi se puoi uscire con mia figlia. Beh, mi scusi, ma lei crede che dovrei chiederglielo? Signore, Tonina ha 30 anni. Tu devi prima chiederla a me. Io, in questa casa, sono il capo. Va bene, per piacere, posso uscire con sua figlia? No! Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ah, ora abbiamo un fidanzato in casa. Mai nessuno ascolta questo vecchio. È un bravo ragazzo, non lo sappiamo. È sardo. No, no, non è sardo. È continentale. È continentale, con tanti capelli sulla testa. Dai, stai calmo.
ma... Oh. Mi dispiace, vi ho mentito. Non sono andata a trovare i cugini all'Acoli. D'accordo, Tonina. Forse stai vivendo una storiella d'amore. Ma finiscila qua. Io lo amo. Ma dai, pensa a divertirti. Dove siamo? Al mio appartamento. Vuoi salire? Antonina. Beh, veramente il mio nome per intero è Alberta Antonina Matilde, perciò Tonina. Gradisci un caffè? Sì, grazie. Quindi sei sarda? Come fai di cognome?
Melas. Melas, è un cognome che non si sente tutti i giorni. Che significato ha nella vostra lingua? In sardo significa mela. Sì, come il frutto. Ah, è proprio in sardo. Ma una volta avevi una centralista, sarda, sembra. Sì, Orietta. Sì. Di Carloforte. Sì. Ma Carloforte è lontano da qui. Non esattamente. Bisogna arrivare fino a Calasetta e poi lì si prende il traghetto. Posso offrirvi delle tartine all'arancia? Grazie. Bella la Sardegna. Eh sì, ci sono dei posti meravigliosi. Ti amo. Ti amo. Non so come dirtelo. Cosa? Vuoi sposarmi? Sì. Sì. Adesso puoi avere questa. È identica a quella che indossava la Dea Luna. Non incominciare ad andartene. Siediti qua. Gas, quei due si amano. È fatta. Come? Come può fare questo a me? Ma non è che l'ha fatto a te o a me. Si sono innamorati. Questo capita. È un bravo ragazzo. Non lo so. È di una famiglia per bene. Non lo so. È un ragazzo rispettoso. Non lo so, perché nessuno mi dice più un accidente ormai. Lui doveva venire da me a chiedere il permesso. Un ragazzo rispettoso, lui viene qui a chiedere il mio permesso. Mia figlia, fidanzata con uno straniero, un continentale arabo. Mai avrei pensato che non si sposasse nella nostra chiesa. Perché fa questo? Lascia dello spazio, perché a volte questo spazio è talmente ampio che il tetto può crollare. Va bene. Ciao! Ciao! Ehi, che succede? Possiamo andare a Las Vegas? Cosa? Oppure alle cascate del Niagara? Alle Fiji, vuoi andare alle Fiji? Certo! Bene, dai, andiamo, partiamo ora, dai! Ehi, vieni qui, che ti prende? Sento che non possiamo sposarci, non così. Sento che quando sono con te sono tanto felice, ma la mia famiglia è tanto infelice. Il nostro matrimonio dovrebbe essere un momento di gioia, ma non lo sarà per loro.
perché non avverrà nella nostra chiesa. Non possiamo sposarci solo in comune. Perciò andiamo via, andiamo da qualche parte, ti prego, andiamo. Ehi, ma io ti amo. Perché? Come mai tu mi ami? Perché ho cominciato a vivere da quando ti ho conosciuta. Ma la mia famiglia? La tua famiglia? Tu fai parte della tua famiglia. Farò qualsiasi cosa perché loro mi accettino. Prenderò tutti i sacramenti necessari per poterci sposare nella tua chiesa. Sei la mia vita, sei tutta la mia vita ora. E non sgusceremo via a sposarci da qualche altra parte, come se ci vergognassimo di noi stessi. Hai detto sgusciare? Dai, smetti. Sgusciamo via da qualche parte. Avanti, parla con lui. Tonina lo ama. Dai, fallo per Tonina, su. No. Vuole sposarsi nella nostra chiesa. Dai, vai. Vai. Vabbè. Forza. E così domani devi battezzare. Sì. Sei anche fortunato, battezzato nella chiesa cattolica. Sì. Nicky ti farà la madrina. Beh. La parola battesimo significa immersione, ma anche purificarsi dei nostri peccati, dove immergiamo il capo del bambino in una bacinella di acqua benedetta. Gianni, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è tanto male, vero? Ma stai scherzando? Tra un momento mi guarderà e mi dirà, bella, non ne vale la pena. Sì, invece. Sei tutto bagnato. Sono un cristiano cattolico adesso. Ti ringrazio. Perché ce l'hai con me? Ti avevo detto di controllare il ragazzo. Ma se loro si divertono con i videogames. Ma i videogames ti spapolano il cervello. Ecco, non ne faccio mano giusta. Gianni, se farai parte della famiglia, ti regalo dei tappi per le orecchie. Perché le signorine, se non fanno le petturanti con qualcuno, crepano. Ah, sarai in un mare di guai quando lo dirò a mia sorella. Petulanti cosa? Dai, vieni, muoviti! Avanti! Messo? Oh, buonasera, Don Gino, come sta? Buonasera. Bene, lei? Tutto a posto? Sono passato per darvi un saluto perché... Stasera abbiamo organizzato qualcosa e lei si scatterà con noi. C'ho da fare le farei massaggiare un pezzettino di carne d'agnello. Non posso perché c'ho da fare in parrucchia, domani c'è la messa solenne. No. Buonasera, come va? Tutto bene? Sì. Bene. E allora che si dice? Ecco qua, il nuovo battezzato. Come si sta da cristiano? Sto bene? Sì. Prego, Don Gino. Ma guarda, non posso trattenermi, c'ho da fare. Non posso veramente. Non mi può dire di no, se è comodo. E se proprio insiste, va bene. Prego. Guarda questa, mettila qui sopra. Ecco. Bella mia nipotina. Ciao, Nina. Sei fidanzata. Non avremmo mai creduto che ti fosse capitata una cosa del genere. Mai, non pensavamo mai di vedere questo giorno. Mai. Ben vestito. Grazie, meravigliosa. E lui? Sì, questo è Gianni. Ciao. Come stai? Bene. Ciao Gianni. Ehi, salve! Prima di mangiare però dobbiamo chiedere grazie al Signore di quello che ci ha dato in più. Già la benedizione del Signore ti fa. Buon appetito a tutti! Yeah.
Tonina, girate che vi chiedono una cosa. Dai, come si chiama? Dai, diglielo! Non è che ha un fratello? No, è figlio unico. Bellissimo, fatti toccare i capelli, fatti toccare. Zia Vittoria? Zia Vittoria? Sì? Basta. Ah sì, basta, basta. Quando vieni a casa mia? Io cucino per te. Presto. Veramente ci sarebbe un problema. Che problema? Sono io la cuoca migliore della famiglia, diglielo. Gliel'ho detto, vero? Due volte. Zia, Gianni è vegetariano, lui non mangia carne. Lui non mangia carne? No, lui non mangia carne. Come sarebbe a dire non mangia carne? Ok, ti faccio l'agnello, andiamo, andiamo, venite. Che silenzio. Delizioso. Già. Abbiamo guardato i miei impegni, i nostri impegni. Abbiamo fissato la data per il gran giorno all'incirca per fine maggio e primi di giugno. All'incirca. Oh, è meraviglioso. Dobbiamo telefonare al circolo per vedere come sono essi. Il circolo? Sì. Il circolo del cacciatore, per il giorno del matrimonio. Ah no, ci sposiamo nella chiesa di Tonina, qui al paese. Noi non siamo molto religiosi, ma i suoi sì, religiosissimi. Fai vedere il Deprian. Questo me l'ha fatto mia cugina Nikki. Fa lampade, è un po' così. Abbiamo scelto una bella sala ricevimenti qui nel paese. Sì, un ristorante in paese. Ecco, questa è una foto. Quello che vedete non è un cameriere, è il padrone del ristorante. Ci sono i servi, i caretta, i sana, i boi, i pireggio, i meloni, sono cugini. Oh Gas, lo so. E se lo sai, perché me lo chiedi? Il fatto è che non vogliamo allargarci troppo. Tu preferiresti fare bancarotta piuttosto che dispiacere a qualcuno. Quando mi sono sposato io, avevo 800 lire in tasca. E tutto questo l'ho fatto per te. Chissà quanto ci vivrò ancora. Va bene, dai. Dammi questa lista. Brava, vai. Sei cresciuto! Dai, dai, andiamo fuori a giocare, che mi sta aspettando la mamma con il papà, dai! Papà? Dove li hai presi? Li ho disegnati io, per il nuovo menù. Ti ricordi? Ma, ho fame! Gianni, hai fame? No, grazie, ho già mangiato. Bene, ti preparo qualcosa. Come vuoi. Luca Farina, deve venire per forza. Mamma. Cos'hai tu contro Gianluca Farina? Non li conosco i Farina. Chi se ne frega, sono i miei parenti. Ma perché fai la strana? Io non faccio la strana. Ma invece sì, fai la strana quando sei incinta, non fa dirti niente. Dai Gianni, mangi. Come si dice grazie in sardo? Porta bella stittasa. Porta bella titasa. Tonina! Sì?
Ho trovato un aggancio per le partecipazioni. No, le partecipazioni le ordiniamo noi. Non vorrei che il tuo aggancio ci rimediasse qualcosa caduta dal retro di un furgone. Sì, ma lui non sgarra mai. Santo Dio, Tonina, lascialo parlare. Perché sei così testarda? Basta, ragazze. Le partecipazioni le ho ordinate io 2 settimane fa. Ma io non ho visto nessuna partecipazione. Adesso te le faccio vedere. Venite. Ma i miei si chiamano Rodolfo ed Enrica. Rodolfo ed Enrica? Sì. Rodolfo ed Enrica? Sì. Io non l'ho notato. Magari non se ne accorgono. Salve a tutti quanti. Fermi. Ho fatto un grande colpo. Guardate gli orecchini che ho trovato da Deborah. Che belli! Sembrano fatti apposta per il mio vestito. Dunque, mi sono ricordata che era una cliente della lavanderia, una grande creatrice di gioielli di classe. Le ho fatto vedere la stoffa ed ecco qua. Ma con che cosa vanno messi? Non con la stoffa che mi hai fatto vedere. Ma perché? Hai detto che ti piaceva? No, ho detto che ci avrei pensato. Questo perché non riuscivi a visualizzare. Oh, ah, bello! Nicky, sei splendida! Che classe! Mia. Ciao! Ciao! Guarda, sai, ho deciso. Comincerò poco alla volta. Farò, qualche corso serale. Voglio solo imparare più sulla pittura e l'arte in generale. È una cosa fantastica. Sì, hai incominciato tu. Volevi fare qualcosa di diverso. E ci sei riuscita. Tonina, non lasciare che il passato ti dica chi sei. Ma lascia che sia parte di chi diventerai. Mico, è una frase bellissima. No, no, non è la mia. L'ho sentita l'altro giorno, alla radio. A presto. Pronto? Ciao mamma. Sono io, come stai? Bene. Allora Gianni passa a prendermi. Poi noi andiamo a prendere i suoi genitori. Saremo lì da voi fra un'ora, va bene? Sì, sì. Perfetto, è tutto a posto? Cosa stai facendo? Sto pelando le patate. Stai pelando le patate? Ma se le ho pelate io stamattina. Lo so, ne servono altre. E quanta roba stai cucinando per queste persone? Sono un sacco di persone. Sono in tutto 3. E noi? Con noi siamo 7. E la famiglia? La famiglia? Hai invitato tutta la famiglia? Certo. Ma io ne so, venite, vi presento i miei. Una cenetta tranquilla. Tanto vale che le presenti tutta la famiglia, giusto? Oh, ti devo lasciare, è arrivato Lino. Ciao ciao. Ma che bravo, hai portato l'agnello. Mettiamolo su, no? Buonasera. Io mi chiamo Gus. Questa è tutta la mia famiglia. Piacere. Permesso, permesso. Buonasera. Buonasera, signora. Io sono Maria Melas. Benvenuti in questa casa. Piacere. 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 Questo è un pensiero per lei. Ah, grazie, grazie. E che cos'è? È una cassata. Una cacciata? Una cassata. Maria, non la sono nota. È una brutta. Ah, bene. Grazie, grazie. E questa viene dalla Maddalena, una bellissima isola. Mi piace, molto bella. Prego, accomodatevi. Ragazze, ci sono i genitori di Gianni. Vi alzate per cortesia. Certo, grazie, grazie. Grazie. Prego, accomodatevi. Grazie. Ora siete della famiglia. Sì.
Dunque, per tutta la vita ho avuto un bozzo qui dietro al collo. Sì, proprio un bozzo, sempre un bozzo. E sono entrata in menopausa. Questo bozzo si è ingrandito per gli ormoni e sono dovuta andare dal medico e mi ha fatto una colza, una biopsia. Dentro questo bozzo c'erano denti, una spina dorsale. Sì, proprio dentro al mio bozzo qui c'era la mia gemella. Oh, finalmente si mangia, avete fame? Prego, prego. Zia Vittoria, sì. Zia Vittoria, dai, la salute, ci puoi andare a pausa, non so cosa vuoi dare. Sì, sì. Ti piace quando parli al sabato? Davvero? Sì, sì. Vi divertite? Sì, sì, ci divertiamo. Sì. Sì. Teresa? Prego. Grazie. Che cos'è? È filo e verro. Salute e vita! Salute. Un altro. Grazie. Salute e vita! Un altro. Salute, vita! Amici, volete un po' di carne? Ecco, signori! Adesso il cazzettone e ce lo mangiamo tutto! Visto che bello? Bello, bello! Non toccare! Guastato tutto. No, tu ci hai provato, noi tutti ci abbiamo provato, siamo stati carini con loro, solo che loro ci guardavano come se fossimo usciti dallo zoo. Gas, per favore! Non funziona, Maria, sono persone diverse, ho cercato di metterci un po' di marmellata, loro no, si piacciono così, asciutti e senza nulla. Parla piano che ci sentono. Mia figlia sposerà Gianni Peretti, uno straniero, con una famiglia di risichiti. E dunque ho bisogno di due testimoni. Ah, quindi mi stai chiedendo di farti da testimone? Sono commosso. Ma no, non credevo che avessi così pochi amici, però devo dirti che una cosa mi fa piacere, no, davvero, sono felice. Però volevo chiederti una cosa. Dimmi. Ma non è che la famiglia di questa ragazza ti tiene un po' per le palline? Cioè, loro dicono salta e tu subito, il trampolino, vai. No, sai, Tonina ha un sacco di cugine. Magari possiamo combinare un incontro, cosa dici? Sì. Com'è no? Sì, dai. Vabbè. Dai. Andiamo a lavorare, dai. Andiamo. Tonina, che cos'hai? Il mio matrimonio sta uccidendo papà. Tonina, tuo padre è tuo padre. Tuo padre vuole solo la tua felicità. Ma io sono felice. Ascolta, Tonina, stammi a sentire. Quando ero piccola, nel periodo della guerra, mia madre mi diceva che eravamo fortunati ad essere in vita. E io pensavo, no, non siamo fortunati ad essere in vita. No, non siamo fortunati quando ci dicono dove dobbiamo vivere, cosa dobbiamo mangiare. Nessuno ha questo diritto. E poi ci sei tu, Marianna, Nico. Abbiamo lavorato per voi, così potevate vivere. Io ti ho dato la vita perché tu possa viverla.
per me. Cos'è questo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma come correte, ragazze? È una puntura di zanzara. È un brufolo. Ho il correttore! Buongiorno, signore. Latte fresco? Ma fastene, dammi subito! Ma ragazza, i maschi non possono entrare. Dai, Nico, andiamo, smettila, dai. E questo è il mio? No, questo. Nico? Nico, devi passare dal fioraio a ritirare i fiori per la sala e ricordati anche di telefonare per la musica, che voglio sapere l'orario. D'accordo, d'accordo. Che cos'è quello? È una puntura di zanzara. Passaci il limone. Ecco, ecco, l'ho trovato. Dai, dai, andiamo, ci penso io. Siete pazze! E voi perché siete qua? Vi ho detto di andare a cambiarvi a casa mia, via! Permesso, permesso, fatemi passare. Io. Tonina, ti devo parlare. Adesso? Ora basta. Ascolta, mia madre, la prima notte di nozze, mi disse: le donne sarde in cucina sono agnellini, ma a letto sono tigri. Non vorrei che pensasse di sposare uno zoo. Ma che succede? Perché non siete pronte? È arrivato il fotografo! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.
Dobbiamo per forza. Non siamo gli amanti in fuga. Vabbè, entriamo, dai. D'accordo. Aspetta un po', fammi controllare. Ah, si sta ritirando finalmente. Cosa? Stamattina mi sono svegliata, avevo un furuncolo qui. Anch'io ne avevo uno stamattina. Sì? E dove? Qui, proprio qui. Poi mi è sparito. E come mai? Ci ho spremuto un limone sopra. Attenzione, per favore. Un benvenuto alla famiglia Peretti e un grande saluto alla famiglia Mela. Ieri sera stavo pensando che mia figlia si deve sposare con Gianni Peretti. Il significato di Peretti è fea. Ed ecco qua, il nostro cognome è Melas. Beh, qui stasera siamo. Mela e Pera. Tutti diversi, ma alla fine siamo tutti frutta. Io e mia moglie abbiamo un regalo. Allora, da noi si usa così, i genitori fanno il regalo. Complimenti. Non ci posso credere, ci hanno regalato una casa. L'ho chiamato questo? File ferro. Buono. Andiamo? È un grand'uomo. Sembra un sardo. A volte ho paura che non sia successo per davvero. Ho il timore di svegliarmi e di trovarmi a imburrare pane per le colazioni in attesa che la mia vita abbia inizio. Ma invece è successo e ho capito delle cose. La mia famiglia è enorme e chiassosa, ma è la mia famiglia. Litighiamo, ridiamo, sì, arrostiamo l'agnello sullo spiedo in casa, ma dovunque io vada, qualunque cosa faccia, loro ci saranno sempre. Gianni e io ci siamo trasferiti nella casa che i miei ci hanno comprato. Un secondo dopo ero incinta e 6 anni dopo toccava sempre a mio padre accompagnare anche mio figlio a scuola. Allora, adesso dimmi il nome di un grande poeta sardo. No.